Ciao e se è la prima volta benvenuti sul mio canale Tutto dal Web. Io sono Angela e oggi sono pronta per voi a darvi un'anticipazione scottante di Terra Amara, per non dire shock. In quanti state aspettando questo momento? Scrivetemelo nei commenti. Zuleyla rivede Yılmaz. Lei lo crede morto, ma non è così. Vediamo nei dettagli che cosa accadrà in questa settimana, perché il grande incontro avverrà proprio tra il 10 agosto e il 13 agosto. Al Country Club di Adana è stata organizzata una festa esclusiva alla quale è stata invitata la famiglia Yaman, e per l'occasione Demir fa recapitare a Zuleyla un bellissimo vestito rosso. Lei è meravigliosa e si reca a questo evento proprio con Demir, sua suocera Unka e il piccolo Adna, che sarà mostrato per la prima volta in società. La serata scorre tranquilla, senza problemi o discussioni. Zuleyla è tranquilla, quando però all'improvviso dalla porta fa il suo ingresso un uomo stupendo, vestito elegante e apparentemente ricco. Lui è Yılmaz Akkaya. Come Zuleyla lo vede, vediamo adesso nelle immagini che scorrono, i loro occhi si incontrano. Rimane pietrificata dallo shock perché credeva che lui fosse morto. Yılmaz distoglie gli occhi da Zuleyla e le mostra indifferenza, salutando solo i presenti, mentre lei però continua a fissarlo, incredula che fosse lui. Demir, preoccupato per la reazione che Zuleyla possa avere, cerca di tranquillizzarla e gli dice di controllarsi. All'improvviso il suo miglior amico, vedendo l'imbarazzo, si scaglia contro Yılmaz e viene trattenuto a stento, mentre Demir di forza porta via la povera Zuleyla. Zuleyla è in uno stato disperato, spinta dal bisogno di chiarirsi anche col suo amato Yılmaz, chiede a Demir perché le ha mentito per tutto questo tempo. Lui però gli dice di stare zitta, se no le farà del male. Allora Zuleyla, presa proprio da un impeto disperato, apre lo sportello della macchina che è in movimento e si butta giù, tutto per correre dal suo amato Yılmaz, ma purtroppo Demir nuovamente la ferma e la costringe a tornare a casa, rinchiudendola e sequestrando chiunque osa avvicinarsi al cancello.